Sul fatto in edicola troverete questa nostra storia che abbiamo intitolato La bicamerale degli affari. Ci siamo chiesti come mai in tutti gli scandali importanti degli ultimi mesi c'è un silenzio, il PD non attacca il PDL, il PDL non attacca il PD. E fanno i signori e noi ci siamo resi conto e raccontiamo che da Montepaschi alla storia di Tarantini in Puglia, lo scandalo Penati a Sesto San Giovanni, la vicenda dell'Ilva di Taranto, in tutte queste storie andando a guardare da vicino scopriamo che sono sempre insieme coinvolti centrodestra e centrosinistra. Partecipano coralmente alla gestione di questo incrocio pericoloso tra affari e politica. A Palermo il PM Di Matteo chiede 9 anni di condanna per il generale dei carabinieri Mori per aver rallentato i tempi della cattura di Provenzano. In quasi 50 anni di vita editoriale su Linus sono passati tutti i grandi del fumetto italiano e mondiale. La rivista esce tutti i mesi dal 1965, tutti i mesi tranne maggio 2013, perché in edicola non è mai arrivata. L'editore giura che si tratta di un problema tecnico e che da giugno tornerà in edicola regolarmente, ma i lettori, gli appassionati, sono un po' scettici, anche perché da internet è misteriosamente sparito il sito web della rivista. La crisi o comunque le difficoltà della storica, della più importante rivista del fumetto italiano, ve le raccontiamo in edicola.